Io con i miei colleghi Elmo che qui e Gaetano che in questo momento non c'è, preparammo quando il Comune di Venezia analizzò le alternative, un progetto alternativo al MOSE basato sulla prato di gravità, un progetto che diciamo partiva dalle nostre considerazioni su quello che era stato il progetto di Massima e dei commenti che ha avuto il progetto di Massima dagli esperti internazionali. Già allora questi esperti che esaminavano il progetto di Massima avevano individuato la instabilità dinamica della paratoia e quindi raccomandavano che ci fossero dei modelli matematici per esaminare questi aspetti, perché con le prove in vasca, come poi si riuscirà a farlo vedere, non si riesce, questi fenomeni non si riescono a vedere. E quindi noi preparammo questa soluzione di paratoia, anche questa scomparsa, oscillante, eccetera, eccetera, che superava questi aspetti critici. Quindi la nostra paratoia non era assolutamente in risonanza e tanto meno in instabilità dinamica. E tra l'altro la nostra paratoia era installata su dei pontoni sommergibili e quindi veniva costruita assolutamente al di fuori del sito di installazione, in cantieri navali attrezzati, quindi completamente, e poi portata sul posto e affondata e installata. Un istante dopo già poteva essere in funzione. Adesso noi vediamo qual è il tempo di realizzazione di queste opere, che è una cosa impossibile. Basta pensare a una cosa, vi faccio soltanto questo accenno. Le prime paratoie sono state installate nel 2013. Queste paratoie dopo 5 anni devono essere rimosse. Se sarà finito per il 2018, le prime paratoie, appena finite, devono essere rimosse per essere messe in manutenzione. Basta pensare a questo. Un'opera che ha bisogno di tempi biblici per essere realizzata, cioè da sola, indice di inefficienza e di errore proprio madornale nelle illustrazioni. Quindi dicevo, basandomi su questo, noi abbiamo a questo punto portato avanti questo progetto che pur essendo una paratoia oscillante e a scomparsa installata in una trincea risolveva questi problemi, ma soprattutto, come in una vediamo se riesco a mostrarlo, aveva tutta una serie di questa semplicissima considerazione, il fatto di avere variato l'orientamento della paratoia e farla funzionare invece che con la spinta, ma farla funzionare col peso, ha portato a tutta una serie di vantaggi che rendevano l'opera molto più semplice, sicura, affidabile, meno costosa, e forse questo era un problema grosso. E avrebbe avuto costi di manutenzione risibili, perché bastava sollevare una di queste semi strutture, portarle in cantiere e fare la manutenzione, non andare sotto, non andare come ci diceva Giacomini con lo scopino a togliere le cozze. Cioè, questo, un progetto serio non ne fa queste cose. Ecco quella presentazione più sciocca. Questa? Sì. Quindi diciamo che c'era questo discorso. Allora, poi questo progetto, come accennava prima il dottor Danella, scelto dal comune, fu bocciato. Io adesso ho le motivazioni per cui perché è stato bocciato il nostro progetto. Per cui però non le potrò far vedere tutte, per cui mi limiterò a 2 o 3 esempi che dimostrano proprio la incongruenza di queste valutazioni, ma soprattutto secondo noi il fatto che questa gente si riteneva almeno intoccabile, certi che queste cose non potessero mai essere pubblicate, perché
Se no io penso che si sarebbero vergognati di fare certe affermazioni. Evidentemente la sicurezza che avevano, la protezione politica che avevano alle spalle gli consentiva di fare le spalle, perché non dovevano rendere conto a nessuno. Cioè, noi alle nostre obiezioni non hanno mai. Quindi noi partendo proprio dalle conclusioni degli esperti internazionali che avevano esaminato il progetto di massima, che evidenziavano queste, le prove in vasca a Delft avevano questi fenomeni di risonanza, abbiamo pensato che, e quindi avevano raccomandato di risolvere questo problema sia collegando le paratoie meccanicamente, cosa che non era fattibile, ma soprattutto raccomandavano l'impiego di modelli matematici per l'analisi dinamica. Questo è un aspetto molto importante, l'ho voluto citare, perché come vedremo in tutti i documenti che sono apparsi sembrerebbe, perché non abbiamo la certezza, sappiamo solo quello che ci è stato detto, poi vedremo come, che il progetto sia stato fatto solo con prove sul modello. I dati di progetto sono quelli che vengono dalle prove sperimentali, cosa che gli esperti internazionali avevano escluso, perché loro sapevano, e chiunque si occupa di queste cose sa, che in vasca queste cose non si vedono. In più, quando abbiamo visto il progetto, ci siamo resi conto che il progetto non rispettava i requisiti imposti dalla legge, questo è stato già citato, quindi la gradualità, la sperimentalità e la reversibilità. Il progetto non aveva definito aspetti strutturali critici e rilevanti, gruppo cerniera connettore, aveva delle strutture a collasso predeterminato nel caso che la paratoia si ribaltava, che poi sono scomparse nel progetto, e soprattutto i costi di manutenzione gestionale assolutamente sottostimati, si parlava di cifre di 9 milioni di euro all'anno, cosa assolutamente impossibile. E soprattutto abbiamo visto che nel documento di approvazione del Comitato Tecnico di Magistratura, è stato citato prima da Giacomini questo aspetto in maniera molto sfumata, ma lì sul discorso della dinamica c'è un'affermazione che è tecnicamente falsa. Il progetto è stato approvato su un aspetto fondamentale, che la dinamica, queste paratoie vivono per la loro dinamica. Il progetto è stato fatto con una affermazione sulla dinamica tecnicamente falsa. Quindi noi abbiamo cambiato, qui c'è il mondo semplice, io adesso vado molto veloce perché non mi posso soffermare, abbiamo cambiato l'orientamento, siamo passati da una paratoia spingente a una paratoia pesante, e quindi quindi una paratoia che non ha bisogno di variazione del livello dentro, perché la paratoia Mose, per chi non lo sa, una volta che si è alzata deve variare continuamente il livello di acqua all'interno della paratoia per contrastare la variazione del livello medio mare, mentre la nostra invece è una paratoia intrinsecamente stabile alla variazione della marea, quindi una volta alzata lei segue automaticamente il livello di marea. Il concetto che fondamentale da cui passiamo è che mentre il MOSE è una struttura in risonanza, la nostra non è in risonanza. Noi lavoriamo col peso, MOSE lavora con la spinta, e l'apertura è opposta nel caso del MOSE, invece noi si apre, nel senso che anche la marea entrante la fa alzare. Ma la cosa più importante, che poi porta alle grosse differenze di costi e di gestione di questo sistema, è che il MOSE utilizza sott'acqua tecnologia di superficie, cioè ci sono questi tunnel dove la gente deve andare a lavorare. Questa è una scelta che è provata negli anni 60 nel campo dell'offshore, fu subito abbandonata perché si vide che erano più i problemi che creava che quelli che risolveva. Oggi nessuno in mare mette strutture che richiedono l'intervento dei sottosettori sott'acqua, si fa tutto con i ROV, tutto quanto in ambiente bagnato. Quindi noi, utilizzando queste tecnologie marine, abbiamo presentato questa proposta. Quali sono le conseguenze di questa cosa? Quindi che il comportamento, invece di essere instabile, è stabile. In più ci sono piccoli volumi di aria, perché non c'è bisogno di contrastare tutto con la spinta, non abbiamo impressione di carico centrale, cioè per tutta una serie di problemi, ma soprattutto, come vedete all'ultimo punto, rispetta quei requisiti imposti dalla legge speciale. E che sta io, c'è Daniela e gli altri, la commissione che lo possono confermare, sarà il motivo per cui, oltre al fatto che costasse molto meno, un dei motivi per cui fu scelto la nostra soluzione come alternativa. Qui abbiamo, si vede molto velocemente, che queste paratoie innanzitutto riducevano
la bocca di porto di 40 metri da una parte e 40 metri, quindi in ossequio proprio a quelli che erano stati gli studi di simulazione fatto dal comune, avevamo ridotto e anche alzato un po' la soglia, e il punto era su questi pontoni sommergibili che sono una, non è un'invenzione nostra, è un'applicazione di cose che si fanno normalmente, tra l'altro in condizioni molto più onerose, perché queste strutture portano migliaia di tonnellate, le nostre 8 paratoie non pesano più di 2000 tonnellate, quindi una struttura molto più semplice e molto più leggera. Questo ci è stato contestato poi da quelli che avevano valutato il progetto. E qui ho riportato questi 11 punti, poi c'è un CD che li descrive tutti. Io ne farò vedere un paio perché sono proprio indicativi della faziosità, direi della falsità, della falsità di queste affermazioni. La prima, che poi, tra l'altro, la cosa più interessante è che tutti quanti queste relazioni dicevano la stessa cosa, cioè è veramente incredibile. Io posso capire che su un fatto vero ci troviamo tutti d'accordo, ma su un fatto falso come facciamo ad essere tutti d'accordo? Ma ci siamo messi d'accordo prima? È una domanda che faccio. Ecco, questa, quindi la prima era che la paratoia era stata valutata e scartata, e questa è la paratoia che loro avevano valutato. Ora, cioè voi capite che è un'altra cosa, c'è cioè, soltanto il senso di apertura che uguale, ma questa lavora su geometria fissa, tra l'altro non può lavorare, perché in quelle condizioni, con l'effetto del mare, delle onde, questa catena va in slack, come si dice in termini navali, quindi si strapperebbe subito, cioè sarebbe un disastro. Quindi giustamente chi l'aveva esaminato l'aveva scartato, perché non funziona, ma la nostra non ha niente a che vedere con questo. Questo è uno dei motivi fondamentali, riportato anche poi dal parere di Di Pietro, per cui era stata già esaminata e scartata la nostra. L'altra più bella, noi abbiamo presentato, tra l'altro proprio per un confronto, una soluzione proprio simile a quella del Mose, con le paratoi, con le basi in cemento armato, ma reversibile, guarda caso, che la nostra è reversibile. E poi invece quando poi abbiamo fatto il lavoro per il comune, abbiamo invece che voleva una reversibilità seria, quindi da poter usare il sistema anche stagionalmente, abbiamo fatto la soluzione sui pontoni sommergibili, cambiando anche le dimensioni della bocca di porto. Allora questi signori cosa dicono? Che noi, per non far valutare il progetto, avevamo scelto tre casi, perché non avevamo le idee chiare, quindi volevamo confondere gli esaminatori, perché non potevano poi fare delle valutazioni, dimenticando che un caso è proprio perfettamente simile al Mose, reversibile, con gli stessi materiali, costava il 50% in meno. E negli atti, quindi non sto dicendo cose, cioè si va nella nostra relazione di sintesi, si trovano questi valori. Ma poi la cosa più interessante era che noi quando abbiamo fatto lo studio dei costi della paratoia gravitale, abbiamo facciato sia i costi unitari e gli oneri del consorzio, ma anche quelli che erano gli oneri e i costi di mercato, e lì viene fuori una cosa bellissima: il costo sarebbe stato il 95% in meno usando i costi di mercato rispetto ai costi delle nostre. Ma di questa cosa, scritta a chiare lettere nella nostra relazione, nessuno ne parla. Perché? Non doveva andare nelle aule dei politici questa nostra considerazione? O ce la smontavano, voi state dicendo delle fesserie grosse, ma non potevano farlo perché evidentemente i nostri dati erano dati certi, chiesti ai cantieri navali, quindi non ce li potevano smontare. No? E allora, silenzio. Di questa cosa in tutte le relazioni non se ne parla. L'altra cosa, questa è bellissima questa cosa, siccome dice la paratoia è la nostra, come si vede, è un po' più lunga, è più pesante, quindi sicuramente poi anche tutto è più pesante, no? Allora, prescindere dal fatto che usavano un elemento leggermente superiore per mettere in crisi tutto il discorso, ma è assolutamente falso questo.
perché il peso non dipende dalla lunghezza della parata, ma da tutta una serie di cose. E poi, guarda caso, quando il principe ha fatto i conti per fare le simulazioni, come vedremo, la parata è mossa pesa 257 per le stesse condizioni di Malamocco, pesa 257. Qui tra l'altro qui si vede che è leggermente più lungo, ma poi è tutto più piccolo, vedete che qui c'è tutto questo cassone, la profondità, gli scavi, eccetera, mentre invece questa è una struttura molto ma molto più leggera. Cioè proprio, cioè, si afferma il falso. Poi le dimensioni del pontone, adesso io vado veloce perché non possiamo, ma non mi fa consentire neppure di prendere la parola. Nell'approvazione Prodi disse che la mia relazione era stata valutata al tavolo tecnico, sui giornali disse no. La nostra no, io non ho potuto parlare a tavolo tecnico. Successivamente, come ricordava Danella, il Comune commissionò alla società Principia questa analisi dinamica. Io che adesso devo andare molto velocemente, ma cosa è venuto fuori da questa analisi? Che la paratoia da loro scattata funziona perfettamente per tutto il campo del progetto. Ma la paratoia MOSE è instabile, ma non per condizioni dei mille anni, per condizioni che si sono già verificati nei due anni in cui fu fatta la sperimentazione del moto ondoso alla bocca di Malamocco. Lì per almeno due volte ci sono state onde che hanno superato i 2,5 metri di altezza significativa. Questa paratoia con 2,2 metri va in instabilità dinamica. Instabilità dinamica che cosa significa? Io vado molto veloce, qui c'è anche un video che potete vedere la simulazione, che non faccio vedere per ovvi motivi che non abbiamo tempo, però lo potete trovare nel dischetto. E dove si è evidenziato tra l'altro anche dove si poteva fare la simulazione con la paratoia MOSE, la paratoia gravitare comunque era migliore, aveva movimenti più piccoli, vedete, cioè qui si vede, cioè, nel rapporto è ricordato molto chiaramente, i nostri spostamenti non superavano i 10 gradi, mentre invece la paratoia MOSE quando funziona aveva 25 gradi di oscillazione, quindi cioè, era chiaramente superiore alla nostra paratoia, non c'è discussione, non c'è paragone, perché il comune aveva stato un confronto tra le due soluzioni, ma alla fine il principio conclude dicendo ma non c'è possibilità di paragone, non è possibile paragonare un sistema che funziona con uno che non è neppure modellabile, perché l'instabilità porta alla non modellabilità della dinamica della paragone. Quindi in più il principio fece anche, non potendo fare la simulazione dello spettro, fece uno studio di sensitività, cioè vide fino a che punto l'altezza d'onda influenzava e quindi vide che fino a 2,2 metri la paratoia è ancora instabile, poi a 2 metri si stabilizza, ma cioè, noi possiamo trovare altre condizioni, cioè voglio dire in questo caso bisognava fare un lavoro molto più approfondito che non era lo scopo di Frink, per cui il principio si fermò. Ecco. Cosa succede a questo punto? A questo punto il comune, allora il sindaco Cacciari, manda questo rapporto al magistrato alle acque. Il magistrato alle acque, invece di chiamare il progettista come normalmente succede, perché cioè, se io ho fatto un progetto e c'è qualcuno che viene a criticare un mio progetto, sono io che lo difendo. Se uno viene a dire, quando io ero in Tecnomare, facevo i progetti per le più grandi compagnie petrolifere al mondo, qualcuno veniva a questionare come avevo fatto il progetto, ero io che rispondevo, non è che chiamavo un consulente, io dovevo dire come avevo fatto, come avevo risolto questi problemi. Invece qui il consorzio diventa un convitato di pietra, non è stato neppure, perlomeno ufficialmente, non è stato neppure tirato in causa. È stato dato un incarico al professor May, a un panel di esperti dell'MIT e a alcuni componenti del comitato tecnico di magistrato. Noi questi rapporti li abbiamo avuti perché, forse molti di voi non lo sanno, il consorzio a un certo punto, non potendo contestare le nostre argomentazioni tecniche, ci chiamò in giudizio per presunta diffamazione. Io,
io e Sebastiani, ci dovremmo anche difendere da questa accusa infamante. Noi abbiamo avuto la possibilità di dimostrare nei fatti che non avevamo diffamato nessuno, che le nostre osservazioni delle osservazioni puramente dette, quindi al contrario di quello che è successo a Giacomini, alla Zitella, eccetera, che furono condannati, perché noi invece abbiamo vinto e il consorzio è stato condannato a pagare le spese processuali. Quindi noi, mentre questi rapporti con cui è stato valutato lo studio di Zitella non sono stati pubblicati, noi li abbiamo visti in causa, perché sono stati voluti in causa nel tentativo di screditare lo studio di Zitella, perché lo studio di Zitella indirettamente dimostrava che l'affermazione fatta dal comitato tecnico per approvare il progetto definitivo era falsa, quello che noi avevamo detto sui giornali, per esempio lo dimostravano i fatti. Cosa dicevano loro? Che l'effetto della instabilità dinamica, cioè la risonanza subarmonica, si verificava per l'effetto schiera, perché quando le paratoie sono in schiera, e si verificava solo quando il mare era regolare. Questo è scritto nel documento di approvazione del progetto definitivo. Principio è un falso, e Principio ha dimostrato invece che la paratoia è la paratoia che è instabile e quindi stabilizza anche la schiera, e non solo se si analizza col mare regolare, ma anche col mare irregolare. Tutte le simulazioni che ha fatto Principio sono tutte simulazioni fatte in mare irregolare, quindi questa era chiaramente una bocciatura dell'approvazione del progetto, e quindi chiaramente bisognava annientarla, minimizzarla. Quindi adesso qui non entro nel dettaglio, però anche in questo caso ci sono affermazioni che sono assolutamente illogiche, che non hanno nessun senso, ma soprattutto alla fine cosa si dice? Si dice che il progetto non è stato fatto con l'uso dei modelli matematici come avevano raccomandato gli esperti internazionali che avevano esaminato il progetto di Massimo, è stato fatto soltanto con le prove in scala, sui modelli in scala, che sono evidentemente assolutamente inaffidabili. Io qui c'è una cosa, vi faccio vedere solo questo, che non vi spaventate, perché ha una cosa fondamentale che non ho detto prima, ma che vale la pena che ci ritorno, è che il professor May, che ha espresso un giudizio, dice che lui non conosce la metodologia usata da Principia. Cioè, io chiamo un consulente e questo qui non conosce l'argomento che gli sottopongo, la prima cosa che devo fare, che deve fare, è lasciare la consulenza. Non può impegnarsi in una cosa che non conosce, nonostante poi lui esprime dei dubbi e quegli altri si basano su questi dubbi, cioè per fare la recuperazione. Cioè, lì troverete nel CD tutte queste disquisizioni un po' più dettagliate. Io qui non ho il tempo. Okay.